ragazzi, oggi ci troviamo al Palamonte Paschi di Chianciano Terme e accanto a me, alla mia destra e alla mia sinistra, ho il piacere e l'onore di avere due campioni olimpici, anche campioni mondiali come nel caso di Andrea Baldini e di Matteo Tagliariol. Ragazzi, innanzitutto grazie di essere con noi, ci fa assolutamente piacere. Andrea, che cosa dobbiamo il piacere di averti questa settimana chiancianese in questo raduno che di fatto è da poco iniziato, insomma sostanzialmente oggi per voi è il primo giorno se non sbaglio qua al Palamonte Paschi all'interno del Parco dell'Acqua Santa. Sì esatto, oggi è un po' il primo giorno di scuola e scherzi a parte è un corso per istruttori di secondo e terzo livello, quindi quelli che sarà poi la classe magistrale della scherma italiana, quindi insomma questi sono corsi che vengono fatti qui a Chianciano ormai da diversi anni e niente, in questa occasione appunto io e Matteo siamo qui per svolgere il corso che poi porterà all'esame da maestro. Certo. E niente, è una bella occasione insomma per condividere anche quelle che sono idee che magari appunto essendo tre armi, fioretto, spada e sciabola, magari uno ha un imprinting e delle idee sul fioretto e parlando con altri certo. colleghi insomma possono essere poi utili invece sentire le informazioni, le idee, insomma si impara un po' da tutti, quindi sia dai maestri ma anche certo. dagli allievi stessi. Ecco. Certo. Tu sei campione del mondo, campione europeo, campione olimpico, hai vinto tutto quello che c'era da vincere sostanzialmente con una bellissima rivincita a Londra 2012, sappiamo bene la sua storia e siamo sicuramente i tuoi sostenitori e i tuoi tifosi. Io non posso che non domandarti, hai un palmarès ricchissimo e la scherma da sempre è la nostra roccaforte dei giochi olimpici, tra un mese, anzi meno, si va a Parigi. Una tua previsione, ci avete sempre abituato bene, anche gli europei adesso a Basilea sono andati bene, abbiamo vinto, è andato bene anche il fioretto. Una tua previsione su questi giochi, insomma ci faranno sentire i tuoi colleghi l'inno tante volte, speriamo, no? Speriamo proprio di sì, sono sicuro insomma che tutte e sei le squadre, quindi di tutte e tre le armi si presentano a Parigi con ottime possibilità di far bene, di confermare insomma quello che è il trend appunto della scherma italiana ai giochi olimpici. Non c'è però niente di scontato e in questa audizione meno che mai, perché comunque insomma la scherma diventa sempre più globale e le altre nazioni sicuramente non stanno a guardare, quindi la concorrenza è aumentata. Però ecco la scherma azzurra è in ottima forma, insomma nelle mani di tre ottimi CT, gli atleti appunto anche gli europei hanno confermato lo loro stato di forma e niente, spero e sono sicuro che si giocheranno tutte le carte per le medaglie importanti. Io infatti a proposito di medaglie importanti vorrei chiedere a Matteo Tagliariol, lui ha conquistato una medaglia d'oro che ha ancora un peso specifico, se vogliamo maggiore, perché per chi non lo sapesse è stato il primo italiano dopo Delfino, si parla di Roma 1960, a conquistarla nell'individuale a Pechino 2008. Sono l'unico italiano, diciamoci, in vita al momento ad avere l'oro individuale di spada. È un onore pazzesco, è la realizzazione di un sogno, lo dico sempre, nel senso io ho deciso, fa ridere però, ho deciso che avrei vinto le Olimpiadi a 9 anni e poi da lì la mia vita è stata, tra virgolette, modificata in funzione di quello. È stato un piacere, è stato un divertimento e ripeto, l'arrivarci è solo la fine di un percorso che è stato bellissimo. Poi per me la scherma non è stata la medaglia olimpica, la scherma per me è sempre stata un divertimento. Ho smesso quest'anno di fare le gare a livello professionistico, ho 41 anni, quindi insomma mi sono sempre divertito tantissimo. Le Olimpiadi sono belle a prescindere dal risultato. È vero che insomma, la medaglia d'oro individuale, soprattutto per uno schermidore, è un po' il massimo, il certo. Gotha, il Valhalla, possiamo chiamarla come sì. vogliamo. Ribadisco, per me è stata una bellissima esperienza, secondo me proprio l'Olimpiade, infatti è quello che auguro a ogni atleta, di poter andare alle Olimpiadi, poi se ce la fanno vincere certo, meglio. Certo, assolutamente. Ti posso domandare,
un po' più da profano, ovviamente seguiamo tutti i vostri giochi, siamo tutti sostenitori degli atleti azzurri nel momento in cui vi confrontate appunto soprattutto con i giochi olimpici. Come mai c'è questa tradizione così importante, così bella? Insomma, la scherma non è ciclica, sostanzialmente siamo stracontenti e strafortunati di questo, come stavamo dicendo anche appunto con il campione Andrea Baldini, portiamo a casa sempre tantissimi trionfi, è un discorso di talento, è un discorso di preparazione, è un discorso, non lo so, che cosa c'è dietro a questi trofei, a questi successi che si ripetono nel tempo e da sempre, ecco, non è una belle époque che dice abbiamo avuto degli atleti formidabili, penso magari alle ragazze, no? Con la Vezzali, con la Enrico, poi tra l'altro tutte portabandiera, quest'anno Arianna sarà quella che porterà il tricolore insieme a Jimbo Tamberi, insomma Diana Bianchetti, no? Abbiamo avuto un periodo sostanzialmente nella scherma, quando più quando meno ovviamente, però riusciamo sempre, che sia spada, fioretto, sciabola, a portare a casa tantissimi trofei. Come ce lo possiamo spiegare secondo te? Beh, è un insieme di cose, una di queste lo vedi qui dietro, cioè nel senso la classe magistrale che lavora e continua a formarsi. Un altro è un motivo storico, nel senso che la scherma codificata è nata in Italia, quindi diciamoci a livello mondiale abbiamo avuto un vantaggio nel tempo. È ovvio che, come diceva Andrea prima, tutte le nazioni stanno diventando sempre più forti, un po' anche perché ci sono maestri italiani che vanno in giro per il mondo, un po' perché ovviamente la globalizzazione è così anche nella scherma. Secondo me noi siamo un insieme di cose, siamo un insieme di tradizione, un insieme di innovazione, si lavora sia in nazionale che nelle sale scherma e c'è una continua formazione. Non bisogna sedersi però, perché appunto queste nuove nazioni stanno diventando sempre più forti e noi, hai detto bene, abbiamo continuiamo sempre a vincere, però ci sono dei periodi in cui si vince di più e dei periodi in cui si vince di meno. Diciamoci che l'innovazione e il continuo studio possono creare la possibilità di vincere di più. Secondo me questo è un momento in cui si sta lavorando bene, però non bisogna, ripeto, sedersi sugli allori. Un'ultima domanda, poi vi libero, anzi sto abusando della vostra gentilezza e disponibilità, perché voi siete qua per lavorare, però quando abbiamo i campioni olimpici qua nel nostro paese non possiamo che un attimino stalkerizzarli in senso buono ovviamente. Ieri quando sei arrivato ci hanno fatto presente, guarda che è arrivato Baldini, lui è Leo Messi del nostro fioretto per quello che riguarda le vittorie, no davvero, è stato detto da uno dei tuoi compagni, non sto a dire chi, per una ragione di privacy. Ti volevo chiedere, il tuo futuro quindi sarà da allenatore, rimarrai ovviamente nella scherma e cercherai di trasmettere, tramandare alle giovani leve, ai ragazzi, a chi verrà questo magnifico e nobile sport soprattutto. Sì, sì, sono senza dubbio, la scherma è difficile da lasciare quando insomma uno l'ha fatta con passione per così tanto tempo. Più o meno ho avuto le idee chiare sin da subito, nel senso quando ho smesso di fare l'atleta magari ho avuto un attimo, un anno sabbatico, ma nulla di più, poi ho iniziato subito già a far muovere i primi passi da allenatore in una palestra, dapprima in America, poi sono diventato anche allenatore di mia moglie, con cui poi abbiamo fatto insomma un percorso insieme anche sportivamente. Lei era già stata alle Olimpiadi di Rio con la nazionale turca e assieme siamo andati anche a quelle di Tokyo, quindi insomma accompagnare lei come maestro di scherma è stata una soddisfazione, ma anche un'ulteriore prova per me, ho capito quanto insomma mi piaccia, certo. Ecco, e quindi sicuramente adesso una volta preso il titolo speriamo, certo, insomma di farlo anche in maniera più estesa all'interno delle maglie insomma dell'organizzazione, certo, della Federazione Italiana Scherma. Senti, ma quella medaglia d'oro Londra 2012 a squadre, no? Che tra l'altro eri l'ultimo assalto, sei stato tu con il giapponese insomma a portarcelo a casa, quindi insomma anche questo ha un valore ancora. Dove si tiene una medaglia olimpica così importante in una teca? Radici? Io è un po' di anni che non la vedo questa medaglia, davvero? So che c'è, nel senso che perché me l'ha sequestrata mio papà, la tiene in cassaforte a Livorno, adesso io vivo a Torino, però insomma dovrebbe essere lì, anzi ora ogni tanto... Ora... Una foto per dire sì, che... Sì, insomma per vedere se c'è sempre, ecco, però dovrebbe essere da qualche parte a Livorno. L'importante è che c'è, sì, insomma. C'è.
Senti, invece volevo domandare l'ultima domanda anche a Matteo. Abbiamo parlato di Andrea, che avrà sicuramente un percorso da allenatore, glielo auguriamo, insomma penso che abbia davvero tanto da insegnare, da tramandare, come anche per te. Però nel tuo recente passato c'è stata anche un po' di televisione, se vogliamo, no? Per quello che riguarda la talpa, quindi non so, magari ti piacerebbe anche, oltre al discorso della scherma, ricordiamo, penso che avere come allenatore un campione olimpico penso che sia il massimo per questi ragazzi, però c'è anche questa carta di riserva, o è stato solo un gioco, un esperimento quello? No, beh, quello lì è stato un, come detto bene, è stato un esperimento, ho fatto un po' di apparizioni in TV, nel senso, dipende da cosa fare, insomma, certo. La TV è un sipario divertente, sicuramente se c'è qualcosa di divertente dirò di sì, come ho fatto in passato, però la mia strada, come ho già detto, è nella scherma. Anche io sto già insegnando, sto cercando anche di lavorare con l'aeronautica, perché sono rimasto in aeronautica e di diventare tecnico anche loro, e semmai un giorno se riuscirò anche della nazionale. Diciamoci che l'obiettivo sarebbe quello di riuscire a far vincere un oro olimpico dopo averlo vinto. Noi te lo auguriamo, ovviamente. Un'ultimissima cosa, siamo nel paese dell'acqua santa, piscine Troscheteia, terme sensoriali, tanto lavoro, ovviamente voi siete qua per allenare, per allenarvi, per prendere degli attestati, ma si riesce anche a rilassarsi un pochino, oppure è una full immersion di 3, 4, 5 giorni, una settimana, quello che è solamente con l'arma in mano? Beh, guarda, è una bella full immersion, perché in teoria il programma ci dà 8 ore al giorno. Ovviamente io mi sono provato anche la bici, speravo di riuscire a fare un po' di bici, ieri ho fatto un giretto. Spero di riuscire a fare bici e di avere anche il tempo di rilassarmi. Dovremmo chiedere ai nostri istruttori, speriamo, una deroga. Per i campioni olimpici magari, insomma, ci sta, insomma. Speriamo. Ragazzi, grazie della vostra gentilezza e disponibilità, buon lavoro e mi raccomando, tirate su un sacco di altri ragazzi forti come voi che ci portino tante oro, perché poi dopo gioiamo tutti insieme. Grazie mille. Grazie. Abbiamo il piacere e l'onore di avere ai nostri microfoni, di riavere, perché l'abbiamo già incontrato poi anche nelle passate stagioni, il maestro Crisci, che è qua ovviamente a coordinare questo bel raduno che ormai si svolge da tanti anni all'interno della cittadina dell'Acqua Santa. Ecco maestro, grazie di essere con noi, è sempre un piacere rivederla, rincontrarla. Anche quest'anno numeri importanti, tanti ragazzi e soprattutto abbiamo visto con grande piacere anche tanti aspiranti maestri che sono stati grandissimi atleti, Tagliarioli e Baldini, due su tutti, ma ce ne sono tantissimi altri, insomma, che hanno portato a casa tanti tanti trionfi per quello che riguarda lo sport azzurro. Allora, come tempistica ho soltanto il dubbio se stiamo al 14° anno o al 15°, ovviamente compreso quello del Covid, che certo, non siamo venuti. Io ricordo molto bene quando abbiamo fatto i motivi per i quali siamo venuti a Chianciano. Telefonò il presidente del comitato regionale toscano, dottor Morini, dicendo: mi sa, Saverio, mi ha chiamato l'assessore allo sport dicendo che siccome c'è un po' di crisi eccetera, che dici se i corsi invece di farli a, all'epoca li facevamo a Norcia, venite qua perché c'è il palazzetto eccetera eccetera. Mi fece parlare anche con il proprietario dell'Hotel Sole, Roberto, i prezzi eccetera eccetera, ci demmo una stretta di mano. E da quel giorno, considerato, perché anche il punto è strategico, certo, siamo a metà strada tra nord e sud, per esempio a Norcia oppure in Puglia, chi partiva da Bolzano, mentre certo, qui insomma più, poi insomma non devo certamente dire certo per quale motivo abbiamo continuato a venire qui, perché era conveniente anche per la federazione, in relazione anche alle spese dei ragazzi eccetera eccetera. Certo, e possiamo chiedere secondo il suo punto di vista come sta la scherma italiana, insomma ne parlavamo anche con gli atleti, con i ragazzi, ci avete sempre abituato molto bene in ogni manifestazione che sia mondiale, europei e soprattutto anche olimpiadi, e quest'anno sappiamo perfettamente che tra 25 giorni voliamo tutti a Parigi per sostenere, per tifare i nostri ragazzi, insomma anche questo lo diciamo piano, sottovoce, incrociando le dita, però continua a essere un momento positivo per la scherma sotto tutti i punti di vista, come numero di tesserati e come successi conseguiti. Basilea adesso 10-15 giorni fa è stata l'ultima prova tangibile di questo. Nella domanda già c'è la risposta e ho il piacere di dire che mai come oggi, alla data di oggi, siamo a qualche giorno dopo i campionati europei, dove
se la fortuna ci avesse un po' aiutato e non ne avevamo bisogno, avremmo potuto mettere nel carniere molte più medaglie di quante ne abbiamo messo, insomma, è sotto gli occhi di tutti. Però medagliare l'abbiamo vinto lo stesso, 5 ori, Francia 4 se non ricordo male. Abbiamo fatto un po' tabula rasa, insomma, eccetera, eccetera. Settandomi da tanto e alla vigilia delle Olimpiadi, è vero che mancavano due o tre nazioni extraeuropeo che possono fare la differenza, come gli Stati Uniti, altre, la Cina, la Cina, eccetera, eccetera. Però dai valori espressi in campo internazionali, anche di gare di Coppa del Mondo che non c'entrano con campionati del mondo o Olimpiadi, fa ben sperare. Noi diciamo, incrociamo le dita e che ci vada bene. L'Italia, e uso il termine, l'abbiamo fatto anche in passato, è condannata a vincere. Ci sta bene la condanna di vincere, chi se ne frega. Un commento le volevo chiedere sull'ennesima portabandiera della scherma, perché questo penso sia la valorizzazione e il riconoscimento che poi lo sport italiano, insomma, vi riconosce, perché dopo aver avuto Valentina Vezzali, dopo aver avuto Giovanna Trillini, insomma, campionesse che non hanno davvero bisogno di presentazione e che abbiamo avuto anche il piacere di averle qua a Chianciano, quest'anno insieme a Jimbo Tamberi ci sarà Arianna Enrico, anche lei ha una carriera pazzesca, però è bello che venga riconosciuto che... Ho seguito un po' da vicino questa faccenda e non nascondo la mia soddisfazione e la soddisfazione non solo degli sportivi della scherma ma dello sport, eccetera, eccetera. Tamberi è quello che è, la soddisfazione, eccetera, eccetera, nulla contro, per carità, eccetera, che abbiano trovato la soluzione per accontentare la scherma e il salto in alto, eccetera, eccetera. Secondo me è stata la mossa più azzeccata. Se era solo uno, secondo me avrebbero fatto un torto all'altro, o all'uno o all'altro. La Enrico, che possiamo dire è l'ultima Olimpiadi per età, eccetera, eccetera, se lo meritava. Non perché dei carabinieri, e io sono un ex dei carabinieri, quindi la risposta non è pilotata. No. Certo. No. Un'ultima cosa, maestro, poi la liberiamo perché lei è qua per lavorare. Un uccellino ci ha detto che ha compiuto gli anni pochi giorni fa, le possiamo fare tanti auguri perché passano i decenni, se vogliamo, ma la troviamo sempre con una forma smagliante e poi ovviamente con la sua brillantezza e simpatia. Ringrazio. Anche se l'altro ieri non mi sono sentito bene, però uno sbalzo di dì. Ma perché voleva un po' di coccole, no, mettiamola così, stiamo scherzando. Vabbè. Insomma, io che devo dire... Non so che abbiano fatto anche una bella festa sorpresa, è vero? Ah, no. Mi hanno tirato fuori anche qualche lacrimuccia. Ecco. Mi è arrivato il carrello alle spalle, mi giro, ma bellissimo. L'ho detto anche ai proprietari, a Daniele, sono rimasto contentissimo. Per quanto riguarda l'età, purtroppo quello è un orologio che non si inceppa mai, cammina sempre. Appena uno si distrae, si accorge che sono passato. Io mi ricordo che non arrivavo mai a 20 anni, ma quando arrivo non ci arrivavo mai. E dopo volano però. Ero sotto la tenda perché da pochi mesi mi ero arruolato nei carabinieri e feci i miei 20 anni in un campo in Alta Italia, eccetera, eccetera. Poi sono volati via, mi sono distratto un po' e dico porca miseria. Ma mi sono accorto che avevo un po' l'età, perché certe cose, a partire dall'ombelico giù, ho capito che non funzionavano più come una volta. Ma è la legge della vita. Certo, è fisiologico. D'accordo. Maestro, grazie, buon lavoro, ci vediamo presto. Grazie come sempre. Grazie anche a lei. Buon lavoro. Grazie.